Buongiorno amici ascoltatori, buongiorno amici trader, bentornati a Trading Floor. Entriamo con questa settimana nel vivo, no, del periodo delle trimestrali, con anche altri impegni importanti, dalle negoziazioni USA-Cina alla Federal Reserve. Inizia oggi la due giornate, quindi insomma temi caldi per i mercati che potranno dare appunto una direzione anche importante per almeno il breve medio periodo. E come dicevamo, per l'Italia entriamo nel vivo delle trimestrali. Questa settimana ci sono buona parte delle banche e assicurazioni. Oggi ha appena dato Italgas i risultati, ci sarà Leonardo, avremo anche Telecom in settimana, Enel, quindi insomma è una settimana molto importante anche per il mercato, e lo vedremo, si vede anche dal fatto che l'indice sembra proprio dare un'indicazione di sentiment, no, di attesa da parte degli operatori. Come sempre vi ricordo, sul nostro sito trovate appunto sia le preview delle trimestrali, quindi le stime di fatto degli analisti prima della pubblicazione dei conti, e poi ovviamente anche sempre un flash con i risultati e poi un approfondimento per le società ovviamente del FTSE MIB, quelle più grandi. Per guardare anche il calendario esatto delle trimestrali, vi ricordiamo questo articolo che abbiamo pubblicato, che trovate sempre appunto sul sito di Finanza Online, dove avete appunto divisi per settori tutte le trimestrali, no, delle società del FTSE MIB. Quest'oggi insieme facciamo analisi appunto sull'indice principale, come sempre il punto sul FTSE MIB, e poi vedremo due titoli, ovvero Enel e Leonardo. L'indice italiano oggi apre in leggero ribasso. Vedete che dopo questa candela ribassista, comunque che ha avuto buona dose di volumi e sicuramente di volatilità, c'è stato questo tentativo di rimbalzo, però in realtà vedete poca volatilità, pochi volumi, quindi poca convinzione da parte del mercato, e di nuovo ritorno verso alla fine il minimo di questa candela 21.627. Quindi è una situazione in cui dopo appunto il fallimento del superamento dei 22.000 punti con forza, con convinzione, l'indice ha incominciato una fase laterale di breve, visto anche la presenza appunto, come abbiamo detto tante volte, di eventi importanti questa settimana, che quindi potrebbe dare poi una direzione precisa all'indice. I livelli rimangono sempre gli stessi, al ribasso una rottura dei 21.5 aprirebbe ad accelerazioni verso i 21.000 punti, al rialzo bisognerà attendere almeno la chiusura settimanale sopra i 22.193 per proseguire al rialzo verso i 22.5 e poi i 23.000 punti. Sarà molto importante, visto anche che ci avviciniamo, cioè siamo in piena estate, insomma, che sapete statisticamente per i mercati non è favorevole, avere anche insomma una dose di volatilità almeno consistente per dare una direzionalità forte al rialzo. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Il titolo Enel, di fatto dopo aver raggiunto il target degli analisti, parliamo di area 6,6-6,7 euro, ha visto un po' di prese di beneficio, in particolare insomma l'abbiamo visto diverse volte, questa candela ribassista con forti volumi sicuramente ha dato un'indicazione di prese di profitto, ma anche normale visto il raggiungimento del target degli analisti. Abbiamo rotto un primo livello di supporto di breve termine, quindi non particolarmente importante, a 6,33, e di fatto è anche probabile pensare, però appunto l'1 agosto ci sono i risultati trimestrali, quello sicuramente detterà direzione in maniera più importante, ma è possibile pensare anche a ritorni verso i 6 euro. Sui 6 euro siamo su un livello di supporto già un po' più importante per la presenza anche della trend rialzista, la vedete in blu, quindi in caso di rottura dei 6 euro potremmo avere una prosecuzione a ribasso verso i 5,8 e i 5,5 euro. Quindi comunque per il momento, per chi fosse entrato già sul titolo, diciamo presa di profitto ci sta, perché appunto abbiamo raggiunto il target degli analisti, però graficamente non abbiamo indicazioni compromettenti, diciamo, del trend, quindi potenzialmente si può ancora proseguire al rialzo. Chiaro, per chi volesse invece entrare potrebbe aver senso aspettare almeno il test dei 6, euro, oppure una chiusura decisa sopra i 6,33 euro, con primo target a 6,6 e poi a salire verso i 7 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.
Leonardo pubblica oggi pomeriggio i risultati del secondo trimestre. In mattinata troverete la preview con appunto quelle che sono le stime degli analisti. Graficamente, insomma, si vede che gli operatori sono in attesa di news sul fronte dei conti, e infatti vedete che di fatto da appunto il 9 di luglio c'è questa fase, diciamo, laterale, senza volumi, senza volatilità, quindi diciamo poco significativa, non ci sono grandi indicazioni. È un trading range tra appunto la resistenza degli 11,84 e più o meno grosso modo questi 11,2 euro di supporto. Chiaro che probabilmente saranno i conti a dare una direzione ben precisa. Vi faccio vedere il grafico anche in ottica più di lungo periodo. Al ribasso comunque, diciamo, ritorni fino a 10,71 non dovrebbero preoccupare, quindi per chi fosse entrato precedentemente comunque non sarebbe un segnale di uscita, mentre magari lo sarebbe di più un break dei 10,71 e della trend line rialzista che è stata, come vedete, avviata sui minimi di gennaio del 2019. Al rialzo invece sarà importante una rottura di 11,84 per proseguire al rialzo, quindi verso i 12,5 euro. Qua abbiamo, come vedete, ve lo faccio vedere meglio, ecco, questo fortissimo gap down, no, aperto a novembre del 2017, che ovviamente sarà una resistenza molto importante da andare a chiudere, quindi non sarà facile per il titolo, però in caso di chiusura di questo avremo un'indicazione molto importante per Leonardo, ovviamente in termini positivi. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.